Le cascine di tavola collegate con quelle di Poggio a Caiano tramite il nuovo ponte Manetti. Progettato utilizzando gli antichi piloni, è una struttura ultramoderna realizzata in ferro e ricoperta di legno. Entro il 28 novembre il ponte sarà pronto, ma l'inaugurazione è prevista a primavera, quando anche la pista ciclabile lato Poggio sarà completata. Esattamente nei tempi promessi, quest'opera sta diventando realtà. Quella che è alle mie spalle è proprio l'arcata che è stata costruita in fabbrica, è stata portata qui e ora inizierà a essere posizionata proprio negli archi che invece verranno recuperati, gli archi storici del Ponte dei Manetti risalenti al 1833. Lungo 60 metri, con una leggera pendenza, il ponte sarà sospeso. La versione originale era più bassa, con 6 catene, stile ponte di Brooklyn, ma oggi è improponibile per ragioni di sicurezza. È già completa la carpenteria metallica, verrà rivestito di legno tech tutto l'intradosso in modo che l'opera vista da sotto assomiglierà quasi a una nave, a una gru autocarrata che si posiziona oltre l'argine con uno sbalzo di 52 metri, posiziona gli oltre 200 quintali di peso del manufatto, li posiziona nella parte centrale dove ci saranno ad attendere gli stralli. L'opera è costata 750.000 euro suddivisi fra provincia, regione e due comuni e diventerà lo snodo delle ciclabili che collegano i due estremi del territorio provinciale. Finalmente si realizza un'opera attesa da tanti anni che soprattutto permetterà a chi cammina, a chi corre, a chi va a cavallo di avere una situazione di continuità fra Prato e Poggio a Caiano strepitosa.